Ciao a tutti, benvenuti se è la prima volta che capitate da queste parti o bentornati se siete ormai degli habitué. Dunque, l'altro giorno stavo pensando che siamo costantemente bombardate da pubblicità, collaborazioni, sponsorizzazioni di ogni tipo che ci vogliono propinare prodotti di skincare che millantano delle capacità straordinarie in grado di diventare il prodotto di skincare numero uno, quello che mancava nella nostra vita e quello che ci regalerà una pelle perfetta. In realtà io nel corso degli anni ho provato una cosa tipo 18 vagonate di prodotti di skincare di qualsiasi marca, qualsiasi prezzo, qualsiasi tipo e devo dire che molto spesso, nonostante ci siano prodotti che mi piacciono, che trovo piacevoli da utilizzare, che trovo validi, si tratta comunque di prodotti che non necessariamente raggiungono l'obiettivo che si sono prefissati, non necessariamente i loro risultati rispecchiano al 100% la loro etichetta. Ad esempio, ci sono tonici che promettono di essere illuminanti, di cancellare qualsiasi segno di fatica. In realtà, magari hanno un buon profumo, ma una volta che li mettete vi sembra di aver messo acqua fresca. Oppure ci sono creme idratanti che dovrebbero regalare alla pelle una texture uniforme, vellutata e piallare qualsiasi imperfezione, ma in realtà idratano, sono piacevoli, ma comunque la pelle non fa quel salto di qualità che dovrebbe fare. Mi è venuta voglia quindi di parlarvi non tanto di quelli che sono i miei prodotti preferiti, quelli che utilizzo nella mia routine attuale o che acquisto in continuazione, ma più che altro di quelli che secondo me raggiungono davvero gli obiettivi e i risultati che vi promettono, quelli veramente veramente efficaci. Il primo prodotto di cui vi voglio parlare è un prodotto che pronuncio in modo ridicolo ed è il detergente Oschia Renaissance Cleansing Gel, che sicuramente avrete già sentito nominare circa 7 miliardi di volte, soprattutto se bazzicate YouTube e guardate soprattutto video made in UK. Questo detergente non è soltanto un detergente per il viso, ma è una vera e propria esperienza sensoriale in bottiglia. È piuttosto costoso, ma vi assicuro che una volta provato difficilmente riuscirete a utilizzare qualsiasi altro prodotto. Si tratta di un prodotto in gel, ma non uno di quei gel molto liquidi, trasparenti e sottili che vi colano giù per la mano, ma un gel molto denso, molto corposo e ricco, che si scalda tra le dita e si massaggia sul viso asciutto, non umido, mi raccomando, perché perde qualsiasi proprietà. Si massaggia sul viso asciutto e una volta massaggiato sul viso si trasforma in olio, in balsamo. Non si tratta assolutamente di un balsamo grasso, unto e fastidioso, ma è un balsamo che idrata il viso, che lo lascia assolutamente fresco e pulitissimo, ma allo stesso tempo idratato e che lascia la pelle veramente luminosa, radiosa, come probabilmente non l'avrete mai vista in vita vostra. Io penso che questo sia, boh, un, non so, un concentrato di magia in bottiglia, perché veramente non ho mai visto niente di simile. Questa è più o meno la mia terza o quarta confezione per farvi capire quanto mi piace. Trovo che sia sprecato da utilizzare la sera per rimuovere il trucco e infatti io lo utilizzo soltanto come detergente mattutino. La formula è arricchita di vitamine e di enzimi di frutta, di zucca se non ricordo male. E questo permette di svolgere costantemente una leggerissima azione esfoliante ed evitare l'accumulo di cellule morte sul viso che non fanno traspirare la pelle oppure che la rendono più grigia e spenta. Veramente un prodotto fantastico, provatelo e trovo che sia adatto a qualsiasi tipo di pelle, tranne magari alle più grasse. Fantastico, lo ricomprerò all'infinito. Il secondo detergente di cui vi voglio parlare invece è di The Body Shop ed è il Tea Tree Cool and Creamy Wash. Questo detergente è fantastico e anche lui non ha precedenti tra tutto quello che ho provato. Si tratta di un detergente cremoso molto ricco che è specifico per le pelli acneiche o con imperfezioni. La vera figata di questo detergente è che rispetto a tutti gli altri formulati per pelli grasse e impure, che sgrassano molto la pelle, sono molto aggressivi e lasciano la pelle tutta
tutta che tira, tutta disidratata. Questo è il contrario, un massaggio sul viso, sempre a pelle asciutta, ed è capace di alleviare il rossore, alleviare l'infiammazione delle imperfezioni, aiutarle a guarire più velocemente, ma allo stesso tempo lascia la pelle super morbida, super fresca ed idratata. Avendo tea tree lascia anche un effetto freschezza sulla pelle piuttosto intenso, molto piacevole, e soprattutto evita che le imperfezioni si secchino ancora di più, diventando un disastro sopra un disastro. Quindi, sia che abbiate la pelle grassa, ma sia che abbiate la pelle normale barra secca come la mia e sporadicamente soffrite di qualche imperfezione, trovo che sia un prodotto da avere nel proprio arsenale, da tirar fuori al momento opportuno. Fantastico. Rimaniamo sempre in tema imperfezioni. Questa volta vi parlo della La Roche-Posay Faclar Duo Plus, che è questa crema idratante leggera di La Roche-Posay, famosissima. Io penso di aver scritto un post agli inizi del blog e non so quante persone mi hanno ringraziato per quel post, perché si sono innamorate di questo prodotto. Si tratta di una crema, di un siero idratante molto leggero, che non appesantisce assolutamente il viso, ma riesce a dare una buona idratazione comunque, e che è fantastico per prendersi cura di imperfezioni, punti neri. Allo stesso modo del detergente di prima, riesce ad essere efficace e a guarire queste imperfezioni, evitando la formazione di quelle nuove, senza seccare la pelle, ma anzi rimanendo comunque molto molto delicato. Non brucia, non irrita e non dà nessun tipo di fastidio, di effetto collaterale. Nonostante io non lo utilizzi decisamente più su base quotidiana come un po' di anni fa, quando la mia pelle faceva i dispetti, trovo che sia un prodotto ottimo da avere e da utilizzare secondo necessità. Vi lascio il link qua sotto, così potete andare a dare un'occhiata anche voi se siete più curiose e volete sapere più nel dettaglio di cosa si tratta. Saprete sicuramente anche voi che uno dei difetti più difficili in assoluto da cancellare sulla pelle sono le macchie. Che si tratti di macchie solari, di macchie congenite oppure di macchie lasciate da un brufolo che se n'è andato, sono sempre un incubo. Io ho trovato due prodotti che ho utilizzato sempre in combinazione tra loro che, devo dire, mi hanno dato dei risultati strabilianti nel giro di pochissimo tempo. Si tratta del tonico e del siero della linea Clearly Corrective di Kiehl's. Questo è il Clearly Activating Toner, è un semplicissimo tonico che si utilizza tra la detersione e tra il siero, con un semplicissimo batuffolo di cotone. Questo invece è il siero ed è il Clearly Corrective Dark Spot Solution. Si tratta di un siero assolutamente liquido e trasparente che si utilizza, come potete vedere, con l'aiuto del contagocce. Ne bastano un paio di gocce da scaldare tra le dita, da massaggiare su tutto il viso oppure soltanto sulle zone interessate, se preferite. E che veramente in combinata riescono a far sparire una macchia nel giro di 2 settimane, non sto scherzando. Io tra tutti i prodotti schiarenti, illuminanti, trovo che questi siano gli unici che per quanto mi riguarda abbiano sortito qualche effetto. Non hanno una funzione idratante piuttosto che lenitivo o qualsiasi altra funzione collaterale, sono semplicemente due ottimi prodotti schiarenti che vanno benissimo anche se avete delle piccole lentiggini che non vi piacciono. Io penso che siate folli se abbiate delle lentiggini che non vi piacciono, ma questo è un discorso a parte. Se comunque avete un tono di pelle non omogeneo, delle zone più chiare, delle zone più scure, delle piccole macchie, trovo che questi siano veramente perfetti. Se non li volete acquistare entrambi, vi direi di fare affidamento solamente sul siero, però se volete investire su tutti e due, trovo che insomma siano veramente dei prodotti validi ed efficaci. Estée Lauder Advanced Night Repair. Questo è il siero, secondo me, numero uno, perché tra tutti quelli che io ho provato è quello veramente capace di trasformare nel tempo la vostra pelle. Dunque, la particolarità di questo siero è quella di riuscire a sfruttare
la miglior capacità di rigenerazione cellulare di cui la pelle gode nel corso della notte e di potenziare questo processo in modo da farvi svegliare la mattina con una pelle migliore, più tonica, più luminosa, più elastica, ed è anche capace, secondo me, dalla mia modesta opinione, di eliminare, attenuare delle piccole linee d'espressione o comunque di tenere a bada, diciamo, l'aggravio di rughe, linee d'espressione che avete già. Mi piace tantissimo, anche lui ha il contagocce che permette di dosare la quantità in modo ottimale. Ha una consistenza abbastanza liquida ma lattiginosa, ma più densa, si assorbe al volo, lascia la pelle fantastica e l'unica cosa che dovete tenere a mente è che è un prodotto da utilizzare durante la notte, è un po' sprecato durante il giorno. Quindi magari per la mattina potete scegliere un altro siero che risponda ad altre esigenze, magari idratante se avete la pelle secca, oppure illuminante se avete la pelle spenta. Insomma, cercate magari di utilizzare un prodotto che viene incontro alle vostre esigenze specifiche durante il giorno e poi questo alla sera, che ha un effetto più rigenerante ed anti-aging globale. Avete presente quando la vostra pelle vi sembra senza speranze, secca, spenta, magari screpolata, con un po' di imperfezioni, i pori sono molto evidenti, la grana è irregolare, non è piacevole al tatto, insomma, quando proprio, se poteste, vorreste cambiare faccia. Ecco, quando mi sento in questa orrida fase, utilizzo sempre la maschera Pumpkin Enzyme Mask di Peter Thomas Roth. Questa maschera è veramente una bomba. È una maschera dalla consistenza gelatinosa, sembra quasi marmellata, contiene al suo interno delle microparticelle sfolianti ed è a base di enzimi di zucca. Questo vuol dire che, un po' come il detergente di prima, si fissa sulla pelle e mangia, diciamo, lo strato superficiale della vostra pelle, rimuovendo impurità, pelle in eccesso, cellule morte, qualsiasi schifezza dimori lì sopra. E una volta risciacquata e massaggiata più o meno intensamente sul viso, se volete un effetto esfoliante un po' più intenso, utilizzate bene le mani e sfruttate il potere delle particelle esfolianti, mentre se volete un risultato esfoliante un po' più soft, potete semplicemente sciacquare con abbondante acqua il viso. Mi ritroverete assolutamente con una pelle nuova, morbidissima, non smetterete di toccarla, ma non toccatela perché sennò la risporcate, siamo appunto a capo, e veramente vale la pena. L'unico enorme inconveniente che ha questa maschera per me è che ha un fortissimo odore di cannella. Ora, io odio la cannella, la detesto, penso che sia l'odore più immondo che ci sia sulla faccia della terra, quindi devo tenere un paio di accorgimenti per poter utilizzare questa maschera senza svenire o farmi venire un attacco di mal di testa che mi durerebbe una settimana. Non applico la maschera sotto il naso per non respirarne continuamente l'odore e metto un paio di goccine di olio essenziale di eucalipto o di menta sotto il naso in modo tale da tappare l'odore della maschera. Ad ogni modo è una maschera molto veloce che si tiene in posa pochi minuti, circa 3, 5, 7 minuti in base, insomma, all'effetto più o meno intenso che desiderate, ma che non si deve tenere in posa troppo perché altrimenti rischia veramente di pizzicare, di sensibilizzare troppo il viso e lasciarlo arrossato. Promossa. Anche l'ultimo prodotto di cui vi voglio parlare è una maschera, si tratta della Drink Up Overnight Mask di Origins, che è finalmente venduta da Sephora, grazie a Dio. Io adoro questa maschera, la utilizzo da anni, la applico alla sera prima di andare a dormire, come se fosse un normale idratante per la notte. Ha una consistenza piuttosto densa, cremosa, nutriente, si stende tranquillamente senza essere troppo oleosa, senza essere troppo grassa e quindi darvi fastidio quando andate a letto o che sporca il cuscino, niente di tutto ciò. Al mattino vi svegliate con una pelle veramente morbida, come non l'avete probabilmente mai avuta prima. Io l'adoro, la utilizzo prevalentemente durante l'inverno, ma anche in estate, quando magari la pelle è secca o disidratata a causa del troppo sole, oppure dopo un lungo viaggio in aereo. Mi piace da matti e trovo che sia uno di quei prodotti salvapelle che fanno la differenza quando non si sa che cosa usare, quando l'idratante normale non fa niente, non ci aiuta neanche per sogno.
Bene, questi erano tutti i prodotti di skincare che secondo me dovete provare perché veramente mantengono le promesse. Almeno nel mio caso è così. Si sa che per quanto riguarda i prodotti di skincare, insomma, c'è un certo grado di soggettività da tenere in considerazione. Però sono prodotti che comunque io ho sentito recensire molto bene da più fonti, da persone con tipologie di pelle completamente diverse e con gusti completamente diversi. Quindi, insomma, ho buona fiducia nel fatto che siano prodotti che funzionano davvero con tutte, se non con tante persone, non soltanto con me. Fatemi sapere se anche voi conoscete o avete provato qualcuno di questi prodotti e qual è stata la vostra esperienza. E perché no, se avete qualche altro prodotto assolutamente che non mi devo perdere, che devo assolutamente provare. Se il video vi è piaciuto, non dimenticatevi di mettermi un bel pollicione. Iscrivetevi al canale e alla mia pagina Facebook se non l'avete ancora fatto. Sotto vi lascio come al solito tutti i riferimenti dei prodotti che ho menzionato e tutti i link delle mie pagine social se volete venire a trovarmi anche lì. Buona settimana, a presto!